Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Questo è il video sui prodotti nuovi di Avon che troverete in campagna 13 e 14. Ho già girato un video sui prodotti nuovi dedicato al nuovo make-up di Avon, la nuova linea Avon Choose, solo che ho dovuto interrompere quel video perché la batteria della fotocamera mi stava abbandonando e allora vi ho rimandato a questo per completare un po' il panorama del nuovo make-up con quello che sarà il nuovo mascara. Dato che volevo spendere due parole su questo mascara e vederlo, un po' provarlo insieme a voi, in quanto io non ho praticamente mascara. Adesso giusto un filino di mascara, ma era abbastanza secco, quindi voglio dire, magari vorrei provarlo un attimino insieme a voi. Il mascara appunto di cui vi parlo, e quindi poi vi farò vedere gli altri prodotti, è questo qui della nuova linea appunto Avon True Color, che adesso appunto ha destinato questo pack comunque a tutti i mascara. Se non sbaglio, comunque la linea Avon True Color è comunque molto, molto grande rispetto, invece rispetto comunque agli altri mascara che invece avevano il nome bello grande. Questo appunto è il Wide Awake Mascara, eccolo qui, il nome è scritto qui, è un mascara da 7 ml. E adesso volevo leggere comunque qui le caratteristiche. Sull'anteprima, dove appunto noi riceviamo tutte le informazioni da dare alle clienti comunque sui nuovi prodotti, ha un effetto volumizzante modellante, dona volume, modella e solleva, prova di grumi e sbavature, è facile da rimuovere. È un applicatore a clessidra, qui c'è scritto, per sollevare e catturare ogni singola ciglia. Io lo apro insieme a voi, non l'avevo ancora aperto. E l'applicatore in effetti è così, ecco, che lo fanno vedere sul catalogo. A clessidra io immaginavo fosse avesse le due palline, in realtà tutte le setole sono messe a file e attorcigliate. Mi ricorda molto comunque il Big and Daring, appunto il Big and Daring, se non sbaglio. Sì, il Big and Daring, se non sbaglio, aveva appunto questo applicatore in questo modo. Comunque mi ricorda un vecchio mascara di Avon. Adesso lo andiamo a provare. Qui avevo già un po' di mascara, quindi lo andrei a provare qui. Anche se ovviamente non vedrò un cavolo, ho un pochettino di mascara, quindi non è che veda molto. Però, ecco, magari in quelle di sotto. Però sto già vedendo, anche se voi non so se riuscirete a vedere perché ho anche la linea dell'eyeliner nero, quindi non è una grande applicazione. Lo useremo magari insieme in un video Get Ready With Me. Ho visto però che le ciglia si sono notevolmente allungate, cioè si sono un po' allungate. Non so se posso parlare, cioè non so dirvi adesso l'effetto proprio perché comunque l'eyeliner lo sto provando qui al volo. Quello che vi posso dire è che comunque lo si vede anche aprendo, diciamo, il mascara. Non è un mascara pesante, appare subito un mascara dalla formulazione comunque abbastanza leggera, almeno questa è una prima impressione, perché vedete non rimane prodotto, diciamo, qui sull'applicatore. Di solito gli applicatori, ad esempio anche il Big and Daring, hanno molto prodotto che viene rilasciato sull'applicatore. Anche io dalle ciglia non le sento appiccicarsi fra di loro, quindi adesso dovrei provarlo e magari farvi sapere, anche perché la prima applicazione è sempre strana con qualsiasi mascara. E insomma, magari in un futuro Get Ready With Me, eccetera, magari lo proveremo insieme e vedremo un po' com'è. Sicuramente io di solito quando vengono lanciati nuovi mascara mi attirano tantissimo. Io di solito li prendo in anteprima, li provo e poi vi faccio anche una recensione sul canale. L'ho fatto per altri prodotti, per altri mascara, quindi sicuramente lo farò anche per questo. Altra novità
È una novità non inerente al beauty, ma una nuova borsa, perché ogni due prodotti make-up che voi potete acquistare, che voi acquisterete dal catalogo 13, ogni due prodotti make-up fino a pagina 25 potrete avere la borsa Patent Quilted a 6,90 euro, e questa io so già sarà la mia nuova borsa dell'inverno, ed è praticamente questa qui, vedete? Questa è la borsa, è una borsa nera, lucida, penso riuscirete a vederla. Ha la particolarità di avere queste linee così a V, queste cuciture, che danno comunque movimento alla borsa. E mi è piaciuta anche l'idea comunque di questa placchetta dorata. La trovo più leggera rispetto magari ad altre borse Avon che ho. Sicuramente la trovo appunto più leggera, esatto. Però devo dire che mi serviva una borsa per la sera, ecco, quindi mi piace molto come borsa, anche perché comunque ha sempre tutte le comodità delle varie borse, diciamo tasche, portacellulare, taschino e cose varie, e quindi insomma devo dire che spero comunque che sia confortevole come tutte le altre borse. Io la utilizzerò sicuramente come borsa, diciamo, da sera, adesso che poi verrà l'inverno, eccetera. Poi queste borse così lucidine, comunque di questo materiale, il materiale è il poliestere, sono anche delle belle borse perché quando piove non rischiate di inzuppare praticamente la borsa, quindi l'acqua scivola via ed è veramente una comodità. Andiamo avanti con le altre novità comunque del catalogo. Allora, uscirà un nuovo bubble bath, io l'ho voluto prendere nei due formati. Allora, il bubble bath è praticamente si chiama Herbal Midown, esatto, non so. Comunque esce in italiano Bubble Bath alle erbe. E io l'ho preso sia nella versione da 500 ml che nella versione da 1000, scusate, 1000 ml. Ha estratti comunque di piante. E adesso apriremo insieme questa perché voglio sentire l'odore. Anche se io non so mai comunque effettivamente descrivervi gli odori, però volevo un po' sentirlo. È un odore di erbe proprio, mi sa di aloe. Sì, è un vero e proprio odore di erba. Sembra un bagnoschiuma dell'erbolario, una cosa del genere. Vediamo se qui dietro c'è scritto qualcosa. No, solamente bagnoschiuma, eccetera. Comunque la confezione da qui mi sembra un pochettino vintage questa volta. Insomma, devo dire che comunque mi piace come odore, non mi dà assolutamente fastidio, e soprattutto adesso che è fine estate, secondo me è una buona profumazione. Sempre in tema di bagnoschiuma, abbiamo acquistato questo qui, che si chiama Calming Tuscany, è il nuovo gel doccia, crema doccia, anzi scusate, della linea Sensis, con 100% prodotti di origine naturale, oli di 100% origine naturale, ed è all'olio d'oliva in pratica. Riprende le profumazioni della campagna toscana. Ed è vero, molto sull'andazzo, diciamo, del bubble bath alle erbe, quindi diciamo che sono dei prodotti un po' complementari. Se vi piace quello, vi piacerà molto anche questo. Invece, un altro prodotto che vi faccio vedere è un prodotto per il viso, sempre della Naturals, della linea Skincare, perché è l'acqua di rose. Un prodotto che effettivamente non c'era in Avon ed è praticamente la classica acqua di rose che si utilizza per il benessere comunque del viso. Aspettate che cerco comunque di aprire. Qui l'adesivo, è sempre scomodissimo aprire questi adesivi, aiuto, soprattutto quando sono doppi, quindi a doppie pagine. Arricchita con rosa, deterge la pelle come un tonico, facendola sentire rinfrescata e purificata, priva di alcol. Applicare con una velina o batuffolo di cotone. Sa proprio di rose, io già prima l'ho sniffata un pochettino.
Sì, sa di rose e devo dire che comunque anche questo, come lo struccante occhi, come vi dicevo nell'altro video, mi sembrava molto più piccola dal catalogo. Sì, dal catalogo, e invece la vedo che è piacevolmente più grande, comunque una bella confezione da 150, un bel boccettino, comunque che durerà sicuramente molto. Sempre della Naturals, vi faccio vedere, scusate se io ogni tanto scompaio, ma ho i prodotti messi molto bassi, quindi per questo. Sempre della Naturals sono usciti due nuovi spray corpo e due lozioni corpo. Io li vedo molto molto natalizi queste diciamo confezioni, quindi sono stata un po' protratta a Natale da queste confezioni. Sono stata un po' buttata nel periodo natalizio. Allora, una che sarà sicuramente la mia preferita è la cannella e cranberry, forse saranno i mirtilli. Lo sapete che io con i frutti di bosco non capisco un cavolo e non l'ho ancora provata. Buonissimo, è Natale puro. È Natale. Si sente molto il frutto di bosco. La cannella è secondo me l'odore secondario che però arriva. È una botta di vita questo coso, bellissimo. Questo non lo voglio spruzzare perché ne voglio tenere solamente uno. L'altro l'ho tenuto per la raccolta punti delle clienti. Ed è vaniglia e blackberry, che sarebbe mora e vaniglia. Se il concetto è uguale all'altro, la vaniglia dovrebbe essere il retrogusto. Insomma, comunque mi piacciono molto queste due confezioni. Vedete, anche molto più decorate del solito. Devo dire che mi piacciono molto. E poi, secondo me, anche un po' incoordinato, sono uscite queste due creme corpo della Naturals, anche queste dal pack. Mi sanno molto di Natale, non so perché, forse perché l'anno scorso erano uscite nel periodo natalizio queste creme. Allora, una è vaniglia, sempre è praticamente questa è. Allora, aspettate, questa è agrifoglio e karité. Con vitamina C ed E per tornare alla pelle un tocco luminoso e assicurare una idratazione a lunga durata. Questa invece è vaniglia e cannella, immagino. E spezie in generale. Formula a due fasi, sempre per donare alla pelle un tocco luminoso. Anche questa è una formula a due fasi, se non sbaglio, sì. Ecco qui. Anche qui al solito sicuramente ne aprirò una, sicuramente aprirò questa alla cannella, mentre questa qui magari la lascio nella raccolta punti, perché ogni tanto mi piace un po' coccolare le mie clienti con dei prodotti novità. Poi ho preso, ci sono, delle novità comunque per quanto riguarda la cura dei capelli. Perché lo sapete che gli shampoo, la linea Advanced Techniques sarà rinnovata totalmente, è stata rinnovata totalmente, ho preso altri pezzi. Allora, questo è uno shampoo, ok? È lo shampoo della linea BB 10 Benefici, che fa anche da maschera comunque per i capelli, quindi è una sorta di BB cream per i capelli vera e propria, e questa è la confezione da 400 ml, quindi finalmente hanno veramente una confezione molto professionale, devo dire, mi piace tantissimo. Poi sempre shampoo, sì, ho preso appunto la linea Supreme Oils, eccola qui, e ho preso anche la maschera di questa. Quindi ho preso lo shampoo da 400 ml, il balsamo da 250 ml, ma il balsamo c'è solo da 250, e poi la maschera, questa qui, che è una maschera trattante con un'innovativa fusione di 5 lussosi oli che non appesantiscono il capello. Si lascia in posa 1 minuto, qui c'è scritto, e poi si risciacqua. Io adoro queste. Tutte queste maschere, queste cose per i capelli sono veramente buone. Poi questo pack nero opaco è di un'eleganza, ragazze. Cioè, anche in bagno un'eleganza fantastica. Un'eleganza fantastica non si può sentire. Allora, vediamo cos'altro da farvi vedere in anteprima, perché poi ci sono tanti prodotti anche da farvi vedere, come prodotti che ho preso proprio io.
Sì, allora, questa è un'anteprima. Sì, sono due anteprime di Bijou. Allora, vi faccio vedere prima questo. Allora, usciranno in campagna 13 sempre tutta una serie di bracciali che avranno anche questa confezione molto particolare. Anche questa, a me, ragazze, sa di Natale questa confezione, non c'è nulla da fare. Ed è praticamente un braccialetto che uscirà con diverse colorazioni. Adesso vi faccio vedere. Il bracciale in questione è questo qui, è un bracciale che può essere utilizzato come bracciale da tutti i giorni, come bracciale più elegante, adesso ve lo faccio vedere indossato. Io ho preso, io in realtà mia mamma, ha preso, appunto ha scelto la pietra di questa tonalità, che è la tonalità emerald, comunque color emerald, vedete, è un braccialetto che può essere utilizzato anche tutti i giorni tranquillamente. Praticamente ne usciranno tantissimi, di tantissimi colori, tutte con queste pietre bianche luminosissime. Cambierà la pietra colorata. Adesso vi faccio vedere se trovo un po' sul catalogo questi bracciali. Intanto vi faccio vedere che sul catalogo 13 appunto usciranno le creme e gli spray che vi ho fatto vedere prima. Gli spray a 2,95, le creme a 2,95, quindi quelle che vi ho appena fatto vedere. E poi ci saranno appunto anche questi braccialetti. Vediamo se li trovo sul catalogo, perché non mi preparo le cose prima. Eccoli, ok. Costerà 4,95 l'uno, però vedete quanti colori ci sono, quindi sicuramente se vi piace il modello di bracciale troverete il colore che vi soddisferà sicuramente. C'è anche semplicemente color cristallo, che è tutto bianco, e lo trovo comunque un bellissimo bijou anche da tutti i giorni. Penso che prenderò quello color cristallo. Sì, assolutamente. Altra anteprima, non è per me, ma è per mia suocera, che fa tra un po' l'onomastico. Praticamente uscirà una nuova linea di bijou, e questo è l'anello della linea, che si chiama Kimberly, se non sbaglio, no, D'Alena, scusate. Eccolo qui, adesso lo indosso per voi. L'anello, forse è qui, un po' meglio. L'anello è questo, ed è praticamente, sono queste foglie che si attorcigliano al vostro dito con questi cristalli interni. Insomma, mi è sembrato molto bello per lei, sinceramente, che comunque le piacciono tanto appunto questi bijou, diciamo, abbastanza importanti. Niente, ragazze, queste sono le maggiori novità del periodo. Direi che ne ho preso un bel po', visto che ve le ho divise in due video. Io per adesso vi mando un bacione, ovviamente vi aspetto sul canale per gli altri video. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze, un bacio grande.